Guardate che bellezza, tutto ha inizio da qui. Non basta, devi dire che tutto ha inizio sulle colline del Prosecco. Non basta ancora ragazze, dovete dire che tutto ha inizio sulle colline del Prosecco di Ocigi. Proprio per accompagnare la degustazione delle nostre bollicine che nasce questa cialda. Una cialda che noi del DF abbiamo voluto chiamare non a caso Panda Vin. Un nome evocativo. Un bel nome. Un nome azzeccato per una cialda. Bella, ma soprattutto buona. Ma come nasce l'idea? Chi è l'autore di questo prodotto che sta facendo conoscere la nostra scuola in tutta Italia? Il progetto del Panda Vin nasce da un'idea. E come tante belle idee che funzionano, è nata un po' a caso. Stavamo elaborando un prodotto che andasse bene con il prosecco, con il territorio, quindi, e avevamo questo impasto, una cialda di pane, un cracker molto semplicemente. Abbiamo lavorato, abbiamo creato anche un po' l'effetto bollicine e abbiamo visto che si abbinava bene al prosecco sia come contorno, quindi da degustazione, ma anche da accompagnamento. E quindi abbiamo unito la scuola, quindi la manipolazione e la professionalità, al territorio, quindi al prosecco, a Valdobbiadene. Bello e buono per gli antichi greci stavano sempre insieme e anche per noi i due concetti si intersecano. Prova ne è l'intreccio con Venezia e con la scuola dei maestri vetrai di Murano, Abate Zanetti. Vi è stato questo grande incontro tra la nostra scuola e la scuola Abate Zanetti di Venezia, dove i ragazzi imparano questo altro grande mestiere della nostra tradizione veneta, che è il vetro, i colori splendidi di Venezia nel vetro, nei bicchieri, nei piatti. E allora c'è stato questo incontro tra due scuole e due grandi mestieri della nostra tradizione. Questo è il piatto pensato e realizzato appositamente per l'Istituto DF dalla Scuola dei Maestri Vetrai di Murano. La V è l'iniziale tanto di Valdobbiadene quanto di Venezia. Una idea piaciuta a tutti, re, regine, governatore e sindaci. Non di solo pane, diceva qualcuno. Beh, per noi il pane, questo pane, è fondamentale. Ci permetterà di avviare nuove attività didattiche, migliorandone altre. Ma non dimentichiamo qualcosa. E sarebbe? Le materie prime, la grande bellezza del nostro lavoro. Dai, raccontami. Per realizzare il Panda Vin c'è bisogno di farina, la più buona farina. Noi utilizziamo quella del mulino Bertolo di Pederobba. Allora, noi abbiamo usato una farina zero veneta per il Panda Vin, prodotto del territorio e quindi farina del territorio, farina chilometro zero. Le particolarità di questa farina sono che è coltivata interamente nella provincia di Treviso, con dei certificati del produttore, quindi agricoltore, commerciante, stoccatore del grano e in finale del mugnaio. Il mulino è un posto affascinante dove da un chicco si riesce a tirare fuori, a estrarre un prodotto bello e salutare soprattutto. Per caso abbiamo fatto un giorno un cracker molto friabile, molto croccante, molto semplice da fare, senza lievitazione, e da lì l'abbiamo studiato, l'abbiamo trasformato, ci abbiamo messo la testa e abbiamo tirato fuori questo prodotto molto interessante, molto accattivante, che risalta il profumo del vino, risalta le sensazioni che il vino dà al palato e allo stesso tempo pulisce la bocca dalla degustazione successiva. Per il nostro Panda Vin abbiamo selezionato un olio a chilometro zero, un extravergine. Ci troviamo a Maser e l'olio che stiamo utilizzando è quello della Tappa Olearia, che nasce proprio qui. Riassumendo, materie prime made in Veneto. E poi? E poi? E poi ti faccio vedere come si fa il Panda Vin.
scritto sopra. Ragazze, guardate che in cantina si mangia così, da solo, accompagnato magari da un bicchiere di prosecco.